La città di Canusa si prepara ad una nuova grande manifestazione in difesa del nosocomio cittadino minacciato dai tagli previsti dal piano di riordino ospedaliero varato dalla Regione Puglia. Il comitato spontaneo B619 ha invitato la cittadinanza a promuovere per le strade della città un corteo di protesta in occasione della riunione della Commissione Sanità regionale convocata domani per discutere della nuova rete ospedaliera pugliese. Ci sono stati nei giorni passati incontri tra l'assessore regionale alla sanità Ettore Attolini, il sindaco di Canusa Ernesto La Salvia e l'azienda sanitaria locale per discutere della riduzione prevista dei posti letto e della sopravvivenza di alcuni reparti. Il direttore dell'ASL BAT, Giovanni Gorgoni, ha promesso che il dialogo tra istituzioni proseguirà, ma i margini di cambiamento di posizioni già definite per legge sono veramente minimi. Per Canusa si dovrà provvedere all'istituzione di nuovi servizi da offrire all'interno della sua struttura ospedaliera. C'è un'interlocuzione in corso fra assessorato e comune, per il quale sono stato coinvolto. Io ho dato massima disponibilità per fare in modo è che per certi versi sia consentita una certa gradualità, per certi versi, poi per il resto io ho degli obblighi di legge che mi dicono insomma, di andare a tamponare le situazioni cristallizzate sancite adesso dalla legge, quindi andare a tamponare gli ospedali che hanno bisogno di personale. Quindi c'è un'interlocuzione che prevede una certa contestualità e gradualità, oltre all'ufficializzazione di interventi o di servizi nuovi su Canusa. Io da sempre mi sono permesso di sponsorizzare, parlare di centro risvegli, che è una delle attività. Un'altra attività interessante che va esplorata, però siamo nell'ambito dell'innovazione, delle rivoluzioni culturali che a me piacciono molto, quella della casa del parto. Però questo non significa salvare il punto nascita, almeno come lo pensiamo, come lo riteniamo finora, quindi col classico reparto, ma che si possa continuare a nascere in modalità, diciamo, territoriale. Quindi c'è un'interlocuzione in corso, sicuramente è difficile prevedere che possa rimanere tutto come sta, perché accanto ai problemi di Canusa, delle rimostranze dei lievi di Canusa o di Trani, ci sono poi situazioni di carenza di personale sui presidi maggiori, quindi accanto alla richiesta di mantenere, che so, degli anestesisti su Canusa, o però poi sale operatori di Barletta o Andria o Bisceglie che sono a corto di anestesisti.